Livorno è la porta che dal mare ci introduce nella splendida Toscana. Il porto e il gran cuore della sua gente hanno favorito la convivenza di tanti popoli diversi, ne hanno fatto una città tollerante, aperta a tutte le idee, le culture, le religioni. Al porto sono nate molte fabbriche che negli anni sono cresciute e hanno dato lavoro ai livornesi. Anche dopo la guerra e i suoi durissimi bombardamenti sono ripartite. Insomma, Livorno è sempre stata una città fortemente industrializzata. Lavoro ce n'era tanto, se consideri che il mio Salvatore Orlando erano tutte fabbriche, fabbriceria, metallurgica, motofides, il cantiere navale, i pallini, la sangue, e c'era di tutto. Era lì, uno sortiva fuori dallo stabilimento e entravano l'altro. Poi sono arrivati Cecilia, Laura, Alessia, Ilaria e anche Francesco, Giancarlo, Matteo, Michele, Giacomo, Marcello, Maurizio, Federico con il loro maestro e direttore Paolo Dario. E il volto della città adesso comincia a cambiare. Un paio di anni fa la Scuola Superiore Sant'Anna, in particolare l'Istituto di Biorobotica dove lavoro, di concerto con il Comune di Livorno ha preso la decisione di avere una sede a Livorno. La vera sfida è quella di portare a Livorno e quindi sul territorio la ricerca. La ricerca e l'innovazione, cioè la ricaduta della ricerca poi sul tessuto industriale del territorio. Cecilia è giovane, ma ha alle spalle già grandi scoperte. I robot che ha ideato e progettato con il suo team sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana. Questo è uno dei prototipi del robot Duskart che abbiamo realizzato all'Istituto di Biorobotica nell'ambito di un progetto europeo. È un robot di cui siamo particolarmente orgogliosi perché ci avvicina alle persone. È pensato per fare la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, quindi arriva nelle case della gente. In qualche caso queste piccole, sofisticatissime creature sono diventate le compagne dei nostri figli. Hai droid? Eccomi. Azione. Ok. Giochiamo. Ok. A cosa giochiamo? Seguimi. Mostrami il colore. Ok. Ciao! Ciao! Questo è iDroid, è il robot umanoide prodotto da Robotech, la società che ho fondato. È un robot che si vende in parti, a fascicoli, e quindi deve essere montato e poi si può programmare. Quindi il suo scopo è principalmente formativo, ma anche di intrattenimento. Però in realtà è un robot che contiene tutta la conoscenza e i risultati delle tecnologie della ricerca in robotica umanoide che ho fatto per molti anni. I nostri robot umanoidi sono degli strumenti in realtà per studiare l'uomo, ecco perché così somiglianti agli esseri umani. Su questi robot possiamo implementare dei modelli del cervello e capire quindi come funziona il cervello nella coordinazione senso-motoria in alcuni movimenti che a noi sembrano semplici e auspicabilmente poi far funzionare i robot bene così come funzionano gli esseri umani. Ora però nel laboratorio di Livorno si è alle prese anche con i polpi, sì, quelli appena pescati che diventano fonte di ispirazione per i ricercatori. La nostra ricerca sul polpo punta a risolvere alcuni problemi di base della robotica. La sfida che abbiamo voluto affrontare con questo progetto è realizzare un robot completamente cedevole, cioè costruito con materiali cedevoli che possa quindi flettersi in qualsiasi direzione, così come fa il braccio del polpo, però allo stesso tempo essere in grado di applicare forze e quindi per esempio afferrare oggetti proprio come fa il polpo. Il laboratorio ora è in un edificio a fianco dello Scoglio della Regina, uno dei più antichi stabilimenti balneari d'Italia, meta di re e regine appunto, nell'Ottocento e poi, più tardi, di tutti i livornesi.
Amo i giovanotti quando andava laggiù. Si faceva il bagno tutta la famiglia. Eravamo in tanti. Tutte le famiglie di quelle alla Bona, sai, la Livornese proprio. Era bellissimo. E poi c'era accanto l'Aia. Era, capito, tutte. Poi confinava con tutti, tutti gli altri bagni, trota, capito? C'erano i pescatori, annescavano le lenze, le cose. Era un po' un simbolo di Livorno. Simbolo di storia, di miseria. Sì, la miseria, quella del dopoguerra e di una città devastata, e quella di un angolo incantevole del lungomare che con il tempo ha perso il suo splendore e si è rovinato. L'edificio dello Spoglio della Regina ha un forte legame con i cittadini di Livorno, questo lo abbiamo capito subito. Allo stato attuale è decisamente in rovina, però grazie a questa destinazione d'uso, cioè innovazione e ricerca, il Comune di Livorno è riuscito a ottenere un finanziamento regionale, investirà il Comune stesso una cifra consistente e l'edificio potrà essere completamente restaurato, anche ampliato, e ospiterà poi i laboratori di ricerca. Ecco come diventerà lo Scoglio della Regina, sarà un avamposto sul mare della ricerca avanzata. Hi Droid. Ok. Andiamo al mare? Uno sport è la vela. La vela è uno sport che richiede delle capacità sia fisiche che cognitive. E questa è una sfida che per la robotica è sempre aperta. Alla fine il sogno di un robotico è proprio risolvere tutti quei problemi che si trovano sia a livello fisico dell'hardware, del corpo del robot, sia a livello cognitivo, cioè della sua intelligenza e della sua capacità di coordinazione motoria. Quindi per me la vela è proprio il paradigma di quello che un robot dovrebbe imparare a fare, nel senso che imparato a fare questo vorrebbe dire aver risolto tantissimi problemi di base legati alla robotica, come dicevo, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista cognitivo. Questo è uno scorcio del porto industriale di Livorno che mi piace tantissimo, perché secondo me rappresenta bene quella che è la tradizione industriale di questa città. Mi piace anche vedere le gru, i pontoni, questo senso di attività continua e che trovo anche per certi versi romantica. Cecilia ora vive sul mare, dalla sua finestra vede il porto, il cantiere, le grandi gru e la parte più vecchia e suggestiva della città. È un ritorno ai sapori e alle emozioni della sua infanzia. Livorno è una città molto particolare che a me ha sempre dato l'impressione di essere molto solare, aperta e quindi anche molto aperta all'innovazione, secondo me, con il suo tessuto industriale che tradizionalmente insomma, ha avuto sempre una grossa importanza su questo territorio. Noi speriamo di portare innovazione sia nelle industrie esistenti che in quelle future che verranno, non solo in termini di tecnologie, ovviamente questo è primario, ma anche e soprattutto in termini di capitale umano che noi qui formiamo sul territorio e rendiamo disponibile al territorio. Intendo dottori di ricerca, giovani ricercatori, giovani laureati che abbiano imparato come si fa ricerca e quindi che possano poi fare innovazione in azienda. I progetti sono ambiziosi. L'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna ormai ha messo le sue radici qui ed è cominciata una lenta ma inesorabile rivoluzione dell'economia e del tessuto produttivo di Livorno. Era accaduto anche a Pontedera, la città della Vespa, e i protagonisti erano gli stessi. Anche lì la ricerca aveva trovato la sua culla proprio nei vecchi grandi capannoni industriali della Piaggio. I più anziani, naturalmente, osservano con attenzione e giudicano. È bello andare avanti così, ma da una parte è bello e da una parte è brutto. La tecnologia finché va avanti è sempre un bene per tutti. Mi piacerebbe essere più giovane per usarla. È un cambiamento questo molto al femminile, sono tante infatti le ricercatrici nei laboratori di biorobotica.
questo bio che si aggiunge alla robotica determina poi, per ragioni non del tutto spiegabili, però determina un maggiore interesse da parte anche delle donne e delle ricercatrici. Cecilia rifiuta l'etichetta del genio e della superdonna, ma almeno si sente protagonista di un cambiamento così epocale, di una trasformazione dal di dentro di un'intera città? Mi fa piacere sentirmi protagonista di questo cambiamento, come donna e come persona. Ma penso che la vera forza non sia tanto nel singolo individuo, ma piuttosto nel lavoro di gruppo, di squadra, soprattutto nel fatto che dietro c'è un modello, una scuola, un metodo, un sistema intorno. Ed è questo, secondo me, che può permettere di avere davvero un impatto su questa città bellissima.